Mancano 17 giorni alla processione del Venerdì Santo a Trapani. Nei giorni scorsi l'Unione Maestranze ha ufficializzato il percorso dei 20 sacri gruppi. Per l'edizione 2024 il lungo corteo processionale percorrerà per intero le vie del centro storico, a differenza di quanto successo lo scorso anno. Continua dunque l'alternanza tra la via Fardella e la parte antica della città. Questa processione sappiamo bene che è un momento di forte emozione, non solo per i devoti della processione dei misteri, ma anche per tutta la cittadinanza trapanese e anche per coloro che raggiungono questa città proprio in vista di questa processione. È il momento della riflessione profonda della passione del nostro Signore Gesù Cristo, che stiamo vivendo passo passo durante la Quaresima attraverso quelle che chiamiamo scennute, cioè il momento in cui interiormente cerchiamo di approfondire questi misteri della passione per poi viverle in maniera emotiva il giorno appunto della passione, il Venerdì Santo, con la partenza, con l'uscita dei misteri alle ore 14 e il ritorno poi il sabato verso le 13, sapendo che tutto questo rito della processione dei misteri è preceduto dal momento della liturgia della passione del Signore presso la chiesa Santa Maria di Gesù alle ore 12 con la discesa del crocifisso dalla croce. Quest'anno abbiamo avuto delle criticità, considerando che noi amiamo il nostro centro storico e il centro storico, considerando che ha una certa età, ha i suoi acciacchi, ma li abbiamo superati naturalmente sempre con la collaborazione di Don Alberto, ma quest'anno ci sono state messe sul tavolo tante attività che hanno risolto questi problemi di grande criticità, come devo ringraziare il dottore La Rosa della questura, devo ringraziare anche il vice capo di gabinetto dottore Scardina, ecco perché ci siamo venuti incontro per superare tutto quello che avevamo messo nella progettualità di questo itinerario. Naturalmente abbiamo avuto il sostegno di tutti i consoli, abbiamo avuto il sostegno della commissione itineraria, perché era quasi difficile andare a superare questa situazione che si era venuta a creare. Però ora, grande sollievo, possiamo dire che siamo riusciti anche in tempi moderatamente brevi a risolvere queste criticità.